può scorrere velocissimo. Altre volte sembra non passare mai, ma il tempo scorre, inarrestabile. Come il sangue nelle vene, l'energia che alimenta ogni muscolo del corpo, un brivido lungo la schiena, che ci fa sentire vivi. Tutto scorre, perché come la natura insegna, nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, offrendoci spunti e opportunità per fare il nostro lavoro nel migliore dei modi. Perché se il tempo non lo possiamo ancora fermare, sappiamo che non dobbiamo sprecarlo. E conosciamo solo un modo per farlo. Condividerlo. Such an important film. So it's really important that organizations like the Hollywood Foreign Press Association work with us to preserve our national catch-all. It's been one of the AJFPA's mandates to preserve film. It is really crucial to preserve Hollywood's legacy and maintain it for the next generation of film goers and movie lovers. Thanks personally to the Hollywood Foreign Press Association for the new project at the Egyptian Theater that's going to show you films created on nitrate. I did not know that the HFPA was so involved in film restoration. Perhaps we ought to invest as much money in saving films as we do in making them. Sarà il centenario di Federico Fellini, di uno dei più grandi geni della storia del cinema, che era
nato a 100 chilometri da qui. Allora abbiamo pensato che quest'anno Piazza Maggiore e il Cinema del Trovato dovevano iniziare a celebrare questo grande genio italiano e del mondo. E intanto voglio salutare la presenza in piazza, mi viene sempre da dire in sala, ma è in piazza maggiore, della nipote di Federico Fellini, Francesca Fabri Fellini, la presenza in piazza del presidente della Titanus, Massimo Veneziano, che è l'avete diritto del film, quindi ringraziamo di cuore, la presenza dell'operatore del film che abbiamo mostrato oggi pomeriggio, i clown, il grande Blasco Giurato, e la presenza di Alvaro Vitali, protagonista dei clown e che fa anche una parte molto bella in Roma. Ecco, un applauso per loro che questa sera sono con noi. E poi, prima di invitare Gianni Amelio che presenterà il film, voglio invitare una grande amica del Cinema del Trovato, la presidente dell'Hollywood Foreign Press Association, Mer Tatna. L'Hollywood Foreign Press Association è una grande istituzione, è quella che organizza il Golden Globe, che da molti anni si dedica con grande passione al restauro del cinema del passato ed è stato un attore fondamentale nel recupero di Roma, Federico Fellini, che vedrete questa sera. Merta. Grazie Gianluca, Titanus e Cinema Ritrovato. Ciao Bologna! Sono felice di essere con voi questa sera in questa splendida città e in questa magica piazza. È con grande orgoglio che sono qui per presentare Roma di Fellini, un film il cui restauro è stato reso possibile dal nostro gruppo, la Hollywood Foreign Press Association. Ok, non preoccupatevi, vi risparmio il mio italiano e passo all'inglese. Words about us. Aside from the fact that we have been producers and jurors of the Golden Globe Awards for the past 76 years, we are a non-profit association of journalists that represent 55 countries around the world with a readership of more than 250 million. And a large part of our mandate is philanthropy. Noi siamo un'organizzazione che opera da 76 anni per dare dei premi che riguardano il cinema. Rappresentiamo 55 paesi e abbiamo 250 milioni di lettori perché siamo tutti giornalisti. E la nostra missione è la filantropia. Every year we give away millions of dollars to various charities affiliated with the arts. To date, we have granted more than $33 million to 79 charities. La nostra filantropia consiste nell'erogare milioni di dollari per associazioni non profit che si occupano dell'arte e anche del benessere delle persone. Abbiamo erogato 33 milioni di dollari a 79 associazioni. We provide scholarships to underrepresented students, support film schools with grants to empower the next generation of filmmakers, and foster creative expression through our support of educational and cultural programs.
noi quindi forniamo borse di studio a studenti indigenti, diamo sostegno economico alle scuole di cinema, perché vogliamo che le prossime generazioni di cineasti prosperino e crescano, e difendiamo ovunque la libertà di parola e di stampa. Film restoration is very close to our hearts. Since 1996, we have donated $6.5 million towards 125 film restoration projects with great partners like Cineteca di Bologna. È dal 1996 che noi lavoriamo nell'ambito del restauro dei film. Abbiamo già stanziato 6,5 milioni di dollari per restaurare 125 film, e collaboriamo con istituzioni di grande importanza nel mondo come la Cineteca di Bologna. Percent of films made before the 1920s and 50% of those made before 1950 have been lost. So as film lovers and journalists, it is imperative for us to help preserve our cinematic heritage, to maintain that record of how we lived and felt and dreamed, to understand the experiences of times different from ours, so as to inspire future filmmakers to add to that legacy. L'80% delle produzioni cinematografiche antecedenti il 1920 e 60% di quelle antecedenti il 1950 sono perdute, e il nostro dovere e compito è quello di preservare il patrimonio filmico e cinematografico, perché che ci permette di vedere come si viveva un tempo, come era la nostra cultura, e soprattutto raffrontandolo alla diversità del mondo presente. Which brings me to our screening this evening at this 100th anniversary celebration of Federico Fellini, of his 1972 semi-autobiographical masterpiece, Roma. Ed è per questo che presentiamo stasera il restauro di un grande capolavoro di Federico Fellini del 1972, Roma. È un onore per me poter guardare Roma qui in piazza assieme. Tutti questa sera. In recognition of the precious work to safeguard world cinema, on behalf of the HFPA, I would like to present Cinema Ritrovato with this commemorative plaque and all our appreciation. Vorrei presentare in corto e in onore della Cineteca di Bologna Associazione della Stampa Straniera. Grazie Mer, e adesso è un grande onore invitare sul palco un grande autore del nostro cinema, un grande innamorato del cinema, un grande conoscitore di Federico Fellini, Gianni Amelio. Gianni, grazie di essere venuto, stai lavorando ad Amamet, al tuo film che abbiamo una gran voglia di vedere presto, e quindi grazie di esserti sottratto. Ho voglia di vederlo, finito. Allora, dato che Roma è un film molto generoso, non solo generoso per tutto quello che dice, ma anche per la lunghezza, io cerco di essere brevissimo. Dico una cosa seria e una cosa un po' divertente, spero. La cosa seria è che Fellini, quando concluse il montaggio della Dolce Vita, ebbe l'impressione che il film non fosse proprio quello che lui voleva. Disse: sembra un film a episodi, io lo volevo invece un po' più disordinato, scomposto.
e invece sembra una storia, una vicenda con un protagonista dei comprimari, sembra un film tradizionale. Io penso che l'ultimo film in cui Fellini ha raccontato una storia tradizionale sia stato Le notti di Cabiria. Poi c'è stata La dolce vita, da 8 e mezzo, e poi Fellini ha cercato di avere libertà nell'accedere all'interno del suo immaginario. E quindi, paradossalmente, Roma, che dovrebbe essere un film a brani, dovrebbe essere un film senza protagonisti, ha una grande protagonista che è la città. Quindi, mentre noi siamo abituati spesso a dire ma qual è il pezzo della dolce vita che ti piace di più, quello della Ekberg, quello dei Nobili, quello della Villa di Fregene, Roma ce lo godiamo tutto, perché Roma è un monumento, è qualcosa di estremamente magico, soprattutto perché vive la vita di Roma. Questa era la cosa seria, chiamiamola così, seria. Allora, Farinelli voleva anticipare una cosa che ho detto non voglio dirla io. Io ho il privilegio di essere nato lo stesso giorno di Federico Fellini, il 20 gennaio. Allora ogni volta che dicono i nati del 20 gennaio, Federico Fellini, Gianni Amelio. Quando Federico Fellini ha saputo questa cosa, essendo lui ossessionato da tutte le astrologie, tutti quei cosi ai quali non credo, cioè che se tu vai da qualcuno indicando qual è stata l'ora in cui sei nato, il momento, il minuto, dico no, io non lo so, praticamente il tuo destino è già davanti a te, tu lo conosci a memoria, io non ci credevo, lui mi ha tormentato e un giorno io gli ho raccontato questa storia che racconto a voi. Allora, siamo in un posto che si chiama Cielo e c'è un tizio, un signore che si chiama Padre Eterno. Questo Padre Eterno, che ci crea tutti, un giorno mette davanti a sé tutti i futuri Capricorno, tutti quelli che nasceranno il 20 gennaio. Eravamo miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, più uno, come dice Miracolo a Milano, no? E allora il Padre Eterno ci guarda tutti, perché lui è capace di vedere chiunque, anche se ha davanti miliardi di persone. Tra questi miliardi di persone ne indica uno con un dito. Era un ragazzo allampanato, alto di Rimini, e gli dice: tu sarai Fellini. Poi ne indica un altro, piccolino, un bruttarello, calabrese, e dice: tu no. Grazie a Gianni Amelio. E alla fine del film vedrete 6 minuti girati da Fellini e montati e poi tolti alla fine, prima che il film uscisse. Sono una delizia, come girati sotto casa mia a Santa Maria in Trastevere con Alberto Soldi e anche Marcello Mastroianni. Buona visione.